Buongiorno. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto, nudo, e mi avete vestito, malato, e mi avete visitato, ero in carcere, e siete venuti a trovarmi. E ancora il Vangelo di oggi continua tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. C'è poco da commentare, il capitolo 25 di Matteo ci dice la strada attraverso la quale noi possiamo realizzare quell'altra stupenda pagina delle beatitudini che sempre lo stesso evangelista Matteo al capitolo 5 annuncia: beati voi. Le beatitudini, sì, che sono la via per la felicità, per la santità, si traducono con le opere della misericordia. Allora l'impegno di oggi potrebbe essere proprio questo: scegliere un'opera di misericordia, scegliere una persona dentro la quale vedere Gesù il Signore, perché questo è il segreto. Non tanto fare un'opera di misericordia, ma scorgere nel cuore di mio fratello, di mia sorella, il volto di Gesù. E saremo sale della terra e luce del mondo. Buon cammino per oggi.